Buonasera, ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos. Queste le notizie che hanno interessato oggi, 4 gennaio, lunedì, e andiamo subito con la cronaca in primo piano. Un furto ed un tentato furto sono stati messi a segno ai danni di due aziende ubicate a Polla, in località Sant'Antuono, nella zona industriale. I ladri sono entrati in azione durante la notte, complice il buio, pensavano di avere tutto il tempo per poter agire indisturbati. Dopo aver forzato gli infissi di una delle finestre poste sul lato dei due capannoni, sono entrati all'interno degli uffici in cerca di denaro o oggetti di valore, ma sono riusciti a portar via soltanto alcuni personal computer. Dopo aver messo a segno il primo colpo, hanno tentato di entrare negli uffici di un'altra attività commerciale, ma probabilmente l'arrivo di qualcuno li ha insospettiti e, nel timore di essere scoperti, si sono dati alla fuga. Ad allertare i carabinieri della stazione di Polla sono stati in mattinata i proprietari delle due aziende. I militari dell'arma, giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi necessari per poter risalire all'identità dei malviventi. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni fatte dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza che si trova nella zona industriale, e dai video potrebbero arrivare elementi utili per le indagini. Protagonisti di una storia a lieto fine, due bambini di 3 e 12 anni rimasti soli sul treno, un Intercity partito da Napoli diretto in Calabria. Da Salerno a Sapri, senza la propria mamma, hanno vissuto un'esperienza davvero unica, ma i particolari nel prossimo servizio. Protagonisti di una storia a lieto fine, due bambini di 3 e 12 anni rimasti soli su un treno Intercity partito da Napoli e diretto in Calabria. La mamma, una 42enne partenopea, era scesa dal convoglio durante una sosta nella stazione del capoluogo per acquistare al volo delle bottigliette d'acqua da un distributore automatico. I bimbi piangevano e volevano bere, ha raccontato la malcapitata, che non è riuscita a salire a bordo del convoglio alla sua partenza. La donna, in preda ad una crisi di pianto, ha però immediatamente chiesto aiuto ai carabinieri, che in pochi minuti hanno allertato il capotreno e hanno atteso l'arrivo dei bambini alla stazione di Sapri. Durante il tragitto è stato il personale di bordo a cercare di tranquillizzare i due piccini, che poi, una volta giunti in stazione, sono stati presi in consegna dai carabinieri, che li hanno prima intrattenuti al bar, poi in caserma dal tenente Michele Zitiello ed il maresciallo Antonio Monaco. E parliamo ora della chiusura della casa circondariale di Sala Consilina. L'amministrazione comunale, con una delibera di giunta, propone ricorso al TAR di Salerno. Con una delibera di giunta, l'amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Francesco Cavallone, pochi giorni fa ha deciso di proporre ricorso dinanzi al TAR di Salerno, avverso il decreto del ministro della giustizia Andrea Orlando del 27 ottobre scorso, con cui è stata disposta la soppressione della casa circondariale. A questa amministrazione, si legge nel testo della delibera, che non ha mai condiviso la chiusura dell'istituto penitenziario, non è stato nemmeno chiesto di esprimere un parere sull'ipotesi di soppressione del carcere presente in città, scegliendo al dialogo e alla condivisione la linea della soluzione unilaterale, che, seppur formalmente legittima, si reputa del tutto inadeguata e non rispettosa del sistema delle autonomie locali, ancora una volta sottomesso alla logica del centralismo statale. Con forza si continua quindi a tentare di trovare una possibile soluzione a quella che gli amministratori di Sala Consilina definiscono un'ulteriore spoliazione del territorio dopo la già sofferta soppressione del tribunale, che genera una grave ricaduta sull'indotto del territorio. Di qui il ricorso al giudice amministrativo, anche, come afferma la giunta salese, per ristabilire un principio di correttezza nei rapporti istituzionali e lanciare un segnale politico forte su una questione importante della vita della città, che il Ministero ha gestito senza una reale interlocuzione né con l'amministrazione comunale né probabilmente con gli organi locali della magistratura. L'incarico di stare in giudizio e rappresentare l'ente è stato conferito all'avvocato Demetrio Fenuccio di Salerno.
Parliamo ora invece del problema antenne a Buon Abitacolo. Il sindaco Elia Rinaldi scrive alla deputata Sabrina Capozzolo per preservare la zona agricola di Via Pennino. Il sindaco di Buon Abitacolo, Elia Rinaldi, continua a mantenere i riflettori accesi sulla vicenda delle antenne telefoniche. Dopo aver ricevuto la visita nei giorni scorsi della senatrice Angelica Saggese e del presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, il primo cittadino stamane ha inviato una lettera alla deputata Campana, componente della Commissione Agricoltura e membro della segreteria nazionale del Partito Democratico Sabrina Capozzolo, per chiedere di sostenere l'amministrazione comunale di Buon Abitacolo nell'azione di tutela del paesaggio agricolo di località Pennino. Nella missiva, il primo cittadino di Buon Abitacolo ha sottolineato che nel piccolo paese del Vallo di Diano, da quasi due mesi, i cittadini stanno manifestando contro l'installazione di impianti radio base, anche attraverso presidi permanenti e azioni di protesta. La cittadinanza è preoccupata per gli eventuali rischi alla salute causati dalle onde elettromagnetiche. Dopo la sentenza della TAR Campania di annullamento del diniego di realizzazione di antenne nell'ambito del territorio comunale, a nulla sono valsi i tentativi dell'amministrazione comunale di far dislocare su altri siti l'antenna che dovrebbe installare la società Wind in località Pennino. I siti demaniali scelti dall'ente, seppur distino circa 2 chilometri dal centro abitato, sono stati esclusi in quanto non considerati adatti alle esigenze di copertura telefonica. Adesso il sindaco di Buon Abitacolo si rivolge alla deputata Campana per impedire che località Pennino, peraltro una zona prevalentemente agricola, finisca per essere devastata da 3 tralicci di circa 32 metri. Sulla questione antenna Wind a Buon Abitacolo interviene Vincenzo Petrizzo, intermediario delle aziende telefoniche in varie parti del Vallo di Diano e consigliere comunale di Padula. Richiamando diverse sentenze a favore delle installazioni, Vincenzo Petrizzo denuncia una campagna mediatica fatta di allarmismi ingiustificati perché, sottolinea l'intermediario, richiamando anche studi in suo possesso all'Università di Napoli. Petrizzo infatti afferma di aver cercato la strada del dialogo con il sindaco di Buon Abitacolo, Elia Rinaldi, e quindi anche con il comitato No Antenna, alla presenza dell'avvocato Renevaldo La Greca, ma c'è stata una completa chiusura nei miei confronti. L'attacco va poi al PD e alla passerella politica che sta avvenendo a Buon Abitacolo. I deputati che si sono recati in visita al presidio sono gli stessi che hanno votato il decreto Sblocca Italia e ora utilizzano la questione di Buon Abitacolo per mettersi in mostra. La situazione sta diventando intollerabile, sottolinea. Era tutto già chiaro nel 2013 e ora si usa ciò che sta avvenendo solo per pubblicità. Si danno notizie distorte e tendenziose, i pali delle antenne non superano i 24 metri, la parte attiva delle antenne è posta in alto, facendo sì che i campi elettromagnetici siano di entità modesta, conclude Petrizzo. Occorre fare chiarezza. Michele Albanese, direttore generale della Banca Montepruno, diffonde il suo messaggio di auguri per il 2016. Si chiude un anno con valori da record che confermano la stabilità e la solidità della Banca Montepruno, con un utile di 5 milioni di euro, l'utile più alto di sempre ed un patrimonio aziendale di 40 milioni di euro. Grande soddisfazione di Michele Albanese e tanta fiducia nel futuro nonostante la difficoltà e i dubbi sulla riforma del credito cooperativo. L'invito del direttore generale per il nuovo anno è quello di fare rete, di eliminare le divisioni affinché il territorio possa diventare sempre più forte, ma ascoltiamolo ai microfoni di Filomena Chiappardo. Direttore Michele Albanese, un anno importantissimo per la Montepruno che si è radicata ancora di più sul territorio. Possiamo tracciare un bilancio? Beh, anche quest'anno, grazie a Dio, i risultati sono,
sotto gli occhi di tutti, abbiamo raggiunto degli ottimi performance, ci siamo attestati con una raccolta oltre i 400 milioni, abbiamo superato i 300 milioni di impieghi, il patrimonio è aumentato a 40 milioni, ma soprattutto la grande soddisfazione è quella di aver incrementato solo quest'anno i depositi di oltre 40 milioni. Questo è sinonimo di sicurezza, è sinonimo di fiducia e proprio in questo momento, in questo particolare momento in cui sentiamo dalle cronache che le grosse difficoltà delle banche ci inorgoglisce ancora di più. Noi siamo una banca che non ha mai emesso obbligazioni subordinate, ha sempre garantito i propri clienti, lo ha fatto anche quando ha rimborsato, avendo sbagliato, le obbligazioni Lehman Brothers. Stiamo attenti a non proporre titoli spezzatura alla nostra clientela e i nostri clienti se ne sono accorti. Per cui se i clienti vengono da noi e depositano tanto di quel denaro, significa che un motivo ci sarà. Io ascrivo questo successo, questa crescita, questa importanza alla nostra banca proprio da un atto di fiducia che il territorio ci sta dando. E siccome la fiducia è un valore molto forte, se una persona ti dà fiducia, tu devi dare fiducia all'altro. Per cui sul territorio abbiamo fatto numerose iniziative, stiamo cercando di portare avanti un discorso complessivo, addirittura ci stiamo ponendo le basi per fare un poco di marketing territoriale, che ce n'è tanto bisogno. Questo è un territorio che può crescere ancora, lo abbiamo detto. La classifica nazionale ci vede al secondo posto, noi ci auguriamo l'anno prossimo di superarci ancora di più e arrivare al primo, ma è un successo che, come ho detto in precedenza, non è da ascrivere solo al sottoscritto, ma all'intera squadra, ma anche all'intero territorio. Perché se questi risultati si raggiungono, non si raggiungono da soli, bisogna fare un discorso di squadra, ma soprattutto un discorso di rete. E noi una rete che abbiamo costituito nel Vallo di Diano, che ci vede insieme al Circolo Banca Montepruno, all'ottimo lavoro che sta facendo l'Associazione Montepruno, alla Montepruno Baby, alla Montepruno Orchestra, quindi sono tutte strutture che insieme collaborano, insieme fanno rete, insieme contribuiscono al successo della nostra banca. Allora, direttore Albanese, quali sono gli auguri al territorio per questo anno? Beh, innanzitutto gli auguri al territorio sono quelli di trovare pace, di pace e serenità. E in questo particolare momento ce n'è abbastanza bisogno, per cui al territorio dico, cerchiamo di stare insieme, di fare rete, di fare gruppo, solo così possiamo raggiungere degli obiettivi. Cerchiamo di coinvolgere quelle che sono le nostre forze, le nostre risorse su qualcuno che ci possa un domani rappresentare. È importante dire questo perché purtroppo noi non siamo rappresentati da nessuno e da nessuna parte, né politicamente né strutturalmente. Per cui il mio augurio è quello di trovare pace, serenità, amore verso qualcuno e verso questo territorio, affinché possa un domani poter, diciamo, dimostrare il valore che c'è, perché il valore questo territorio ce l'ha, ha bisogno solamente di cacciarlo, di metterlo fuori. Come da tradizione, anche per l'Epifania del 2016, la parrocchia di San Pietro Apostolo a San Pietro Altanagro organizza la 16ª rassegna dei cori polifonici. La manifestazione è divenuta una tradizione per il piccolo centro del Vallo di Diano. La chiesa madre di San Pietro Apostolo si aprirà per ospitare 5 cori che offriranno al pubblico uno straordinario momento di musica nella serata del 6 gennaio. Il programma di quest'anno, che chiude le feste natalizie, sarà ricco ed impegnativo e ovviamente non mancheranno i tradizionali brani di ispirazione natalizia. A completare la serata, a cura della Proloco e dell'assessorato alla cultura del comune di San Pietro Altanagro, si terrà il consueto saluto di inizio anno ai genitori e bambini residenti nel comune nati nel 2015. Presente all'evento anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca, a cui sarà demandato il saluto ai bambini. L'anno passato per la comunità di San Pietro Altanagro è stato davvero particolare, infatti si darà il benvenuto a ben 28 nuovi nati. Sono 13 femmine e 15 maschi. E la Nova Civitas inaugura il nuovo anno con la presentazione di domani alle ore 17.30 presso l'aula consiliare in piazza Umberto I a Padula di un accurato lavoro di ricerca storico-archivistico svolto nel 2015 riguardante il tema del brigantaggio a Padula e nel Vallo di Diano. La presentazione avrà come pilastro l'analisi delle vicende storiche e dei documenti d'archivio consultati che hanno fornito un'informazione preziosa sui protagonisti principali del brigantaggio meridionale e della sua lotta per debellarlo.
Tale presentazione sarà corredata da un corpus di immagini esclusive comprendente sia fotografie d'epoca sia documenti d'archivio. Domani, seconda edizione del premio Diano Sport, e quindi parliamo ovviamente di sport, che si svolgerà a Teggiano martedì 5 gennaio con inizio alle ore 18 presso l'oratorio di San Giovanni Bosco. Il premio Diano Sport sarà assegnato ad atleti, società sportive ed aziende che attraverso i loro risultati sportivi conseguiti nel 2015 si sono resi testimoni del ruolo dello sport e ambasciatori in Italia ed all'estero del Vallo di Diano. Il servizio. Tutto pronto per l'evento Premio Diano Sport che, giunto alla sua seconda edizione, si svolgerà a Teggiano domani 5 gennaio con inizio alle ore 18 presso l'oratorio di San Giovanni Bosco. Il Premio Diano Sport sarà assegnato ad atleti, società sportive ed aziende che attraverso i loro risultati sportivi conseguiti nell'anno 2015 si sono resi testimoni del ruolo dello sport e ambasciatori in Italia e all'estero del Vallo di Diano. L'evento inoltre richiama l'attenzione sul potenziale dello sport e sui valori che esso promuove attraverso l'impegno, la passione e l'abnegazione. Oltre al merito sportivo, il premio Diano Sport 2016, promosso dal Comune di Teggiano, AD Events, Onda News e dalla Banca Montepruno, vuole attribuire un ringraziamento ad enti, persone, aziende pubbliche e private che, a vario titolo, si sono impegnati nella diffusione dello sport nel Vallo di Diano. La linea va al meteo per conoscere le condizioni meteorologiche per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Giornata caratterizzata da piogge. I venti saranno prevalentemente forti e soffieranno da nord-nord-est con intensità di 32 km orari. Temperatura minima di 5 gradi e massima di 9 gradi. Bene, non ci sono aggiornamenti né ulteriori servizi. Finisce qui questa edizione di TG Cosmos. Vi ricordo che la prossima sarà domani alle ore 14 con il TG Flash. Vi lascio i numeri 0975 520166 per le vostre telefonate, info@cosmostv.it invece per le vostre email. Il nostro palinsesto completo su internet all'indirizzo www.cosmostv.it. Bene, grazie per averci seguito e una buona visione dei nostri programmi, quelli di Cosmos TV.